lavoro compiuto dalla DIA è stato particolarmente meticoloso e apprezzabile. Perché? Perché si giunge al sequestro, alla confisca dei beni dei soggetti sospettati di mafia, allorquando si accerta una sperequazione rilevante tra i redditi derivanti dal lavoro, redditi da attività lecita, e invece il patrimonio. In questo caso, certamente un dato particolarmente penetrante compiuto dalla DIA, hanno verificato proprio questo, che i redditi da attività lecita erano molesti rispetto al patrimonio che poi è stato sequestrato, ripeto, di oltre 6 milioni di euro. Sono stati sequestrati terreni, immobili, azienda, autoveicoli, perché si trattava di un'azienda che operava nel campo dell'edilizia. È venuta anche una separazione nel 2007 e nonostante ciò noi siamo riusciti a dimostrare che la gestione dei beni era sempre dell'imprenditore Fari. In due particolari circostanze, una notifica fatta in cantiere, il soggetto che stava subendo la notifica chiama direttamente al Faro per informarlo, e in un'altra circostanza, anche per quanto riguarda i verbali dei consigli di amministrazione, abbiamo visto che il Faro rappresentava la moglie, quindi era una separazione per noi fittizia, e il Tribunale ci ha dato ragione. Quindi è un gioco di squadra, è un gioco veramente importante che sta svolgendo tutto lo Stato qui in Sicilia, in particolar modo a Catania. Mi permetto di dire che la DIA a fianco alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Prefetto e alla Procura sta svolgendo un grandissimo lavoro antimafia, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.